Media Dance Mobility Radio. Eccoci ancora una volta a parlare di mobilità elettrica. Siamo sempre operativi a bordo della Model X e questa volta abbiamo a bordo qualcuno che ha scritto 10 punti all'interno di un obiettivo comune, che è quello della mobilità sostenibile, della circolarità in particolare, e che ci parlerà di questi 10 punti e non solo durante questo hackathon qui con l'ordine degli ingegneri fuori Cesena. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Lia Montalti. E che cosa fai, Lia? Sono una consigliera regionale dell'Emilia Romagna. Benissimo. E ho lanciato alcuni mesi fa un manifesto che si chiama La Svolta Verde. svoltaverde.liamontalti.it. Molto, molto interessante, un bel sito, andatelo a vedere. E La Svolta Verde che cos'è? È cercare di realizzare un ambiente più sostenibile, sì, puntando su economia verde, e dall'economia verde possono nascere anche tanti posti di lavoro. È vero sì, che si pensa sempre che il green porti via posti di lavoro, in realtà crea tantissima occupazione. Noi l'abbiamo visto negli anni della crisi, dove le aziende che sono cresciute e che hanno creato posti di lavoro sono state quelle che hanno investito in sostenibilità, in green economy. E si stima che nei prossimi 5 anni in Emilia Romagna, investendo in economia verde e in ambiente, potrebbero nascere 200.000 nuovi posti di lavoro. 200.000 nuovi posti, sì, di lavoro. Allora, Lia, partiamo dal punto 1, quindi se aprite il sito lo potete vedere, si parte subito da quella che è stata demonizzata, ma anche finalmente in una maniera corretta, cioè nel dividere quella che è l'usa e getta da quello che è invece una plastica utile, risorsa, perché la plastica è una risorsa, sì, importante. Quindi il tuo punto dice: plastic free e potenziamento della filiera emiliano-romagnola del riciclo, del recupero e del riuso. Noi abbiamo fatto una legge nel 2015 sull'economia circolare, quindi anticipando le direttive europee. Siamo una regione che già lavora tanto sulla raccolta differenziata, adesso dobbiamo fare un salto di qualità e quindi andare a potenziare sempre di più la filiera, perché il rifiuto deve diventare sempre di più qualcosa che ritorna in circolo, viene, certo, recuperato, qualcosa che ha valore. Come dice un mio caro amico, rifiuto il rifiuto, nel senso meno rifiuti, ma quelli che ci sono devono avere la loro importante filiera. Il punto 2 parte della conversione alla green economy usando fondi europei e formazione. Questi fondi europei, ecco, che vengono sempre persi, ce li perdiamo per strada, non in li Emilia sfruttiamo. Romagna no, li sfruttiamo tutti. Questo è bello, questo è fantastico. E quindi quando mi dicono, sì, la svolta verde, però, e io dico no, però i cosa? Fondi ci sono, metti ci sono Sono le gambe per dare le idee. Benissimo. E sono i fondi europei, 2,5 miliardi, quelli che come regione, wow, abbiamo speso negli ultimi 5 anni e quelli che avremo nei prossimi 6 da poter utilizzare, quindi, bello, li dobbiamo utilizzare per la svolta verde. Deve essere assolutamente così. E poi ovviamente qui c'è, ce l'abbiamo a due passi, obiettivo mare pulito, un piano regionale per il mare e per la costa. Il tema del plastic free poi parte dal mare, quindi noi vogliamo un mare pulito, ma per avere un mare pulito bisogna coinvolgere tutti gli operatori della costa, gli enti locali, i cittadini e i turisti. Assolutamente sì. E poi il consumo di suolo e rigenerazione urbana. Il terreno è un bene prezioso e si parte con questa frase. Preziosissimo, rigenerazione, quindi non utilizzare più terreno vergine, ma andare a ricostruire o andare a recuperare le aree urbane che già sono state in qualche modo contaminate, tra virgolette. E poi si può fare un grandissimo lavoro anche sul tema dell'efficienza energetica, della sicurezza sismica degli edifici, e ho anticipato in questa maniera il punto 5. Bravissima, che per me tra l'altro per me è veramente un tema importante, perché sono venuto a visitare i territori purtroppo quando ci fu il sisma e passammo dal consorzio del Parmigiano Reggiano per vedere cos'era successo e poi è stato ricostruito in chiave antisismica. Qui la mobilità elettrica, qual è il ruolo della mobilità elettrica? È quella sicuramente di rispettare il territorio. Rivoluzione energetica e antisismica per tutti gli edifici, riprogettare in un modo completamente, sì, nuovo. Sì, è fondamentale. E non continuare a ricostruire con qualcosa che può purtroppo subire. Sappiamo dove siamo e lì è importante progettare bene. Cambiamo marcia in tutta la regione, uno scatto in avanti per la ciclabilità. Ieri ne abbiamo parlato tanto, sì, si deve andare in bicicletta. Questo è un progetto che nasce a Cesena, sì, quindi incentivare le persone che vanno in bicicletta premiandole. Fantastico. Perché fanno bene non solo a se stessi ma a tutta la comunità.
Questo è un progetto che vogliamo avere in tutte le città della regione. Benissimo. Quindi cambiamo marcia, andiamo elettrici con la pedalata assistita oppure, come dicevamo stamattina, con la pedalata muscolare che vi fa anche più bene. L'abbonamento per la mobilità circolare regionale. Quindi non solo l'economia circolare, ma esiste anche la mobilità circolare. Questo è un punto a cui tengo tantissimo. La sintesi è: perché sì, non fare un abbonamento modello Netflix, sì, che ti permetta di utilizzare tutti i mezzi pubblici, certo, possibili e immaginabili? Utilizzandoli tutti e quindi abbonandoci tutti, si potrebbe davvero cambiare completamente il volto della nostra città e lasciare di più a casa l'auto. Gli strumenti li abbiamo perché l'Hackathon che ha organizzato appunto l'ordine degli ingegneri di Forlì Cesena ovviamente porta degli sviluppatori come questi ragazzi, certo, che potrebbero, certo, anche dare una mano in queste cose. Ecco, questi, su questi vari punti tenete conto proprio che potrebbero già essere 10 hackathon uno diverso. Qui c'è un tema importantissimo, siamo all'ottavo punto. Per ogni, questa è una promessa importante, guarda che io poi lo vengo a verificare, per ogni chilometro una colonnina di ricarica elettrica, dove insegnano, ovviamente chi insegna al Nord Europa, se vogliamo incentivare l'acquisto dei mezzi bisogna attivare sempre di più le colonnine. Sì. Qui ci sono, io noi le ho usate, ci abbiamo lavorato tanto come regione, con gli enti pubblici, credo che bisogna spingere ancora di più anche nella sinergia pubblico-privati. Sì. Tante imprese lo stanno facendo, quindi stanno mettendo a disposizione di tutti i cittadini una colonnina magari collegata anche al pannello fotovoltaico, a una fonte, certo, tutte alimentate a rinnovabili, così sì, si dipana, sì, il dubbio di tanti, sì, sappiatelo e lo vogliamo ricordare a Dez Mobility Radio, lo ricordiamo sempre, la maggior, o meglio il 99% delle stazioni di ricarica italiane è alimentato esclusivamente da energia rinnovabile, che significa che quegli operatori acquistano solo certificati di energia rinnovabile e quei soldi, i soldi delle vostre ricariche vengono investiti ovviamente in rinnovabile, si crea un circuito virtuoso. Quindi ovviamente le amministrazioni hanno questa potenzialità, quella ad esempio di mettere la postilla di alimentare le stazioni di ricarica solo con energia rinnovabile. Quindi per ogni chilometro una colonnina di ricarica elettrica vorrebbe dire che usciamo di qua e tutti vogliono l'auto elettrica. E qui poi c'è da lavorare anche sugli incentivi, ma voi sapete farlo. Obiettivo spreco di cibo zero, un cambiamento che non può attendere. Basta sprecare cibo, certo. Siamo nella terra dell'agroalimentare, del buon cibo, ma il primo obiettivo deve essere quello di non sprecarlo. Certo. Quindi questo è un obiettivo per valorizzare anche la produzione di cibo di qualità. Assolutamente, quindi cibo di qualità è accompagnato poi da quello che beviamo. L'acqua è una risorsa da proteggere con una gestione virtuosa di rete e consumi. Tocchi un tema che riprende anche quello della plastica: la maggior parte della plastica usa e getta spesso arriva dalle bottigliette di plastica, ma abbiamo una rete idrica e comunque anche a livello italiano, penso che la regione, sì, sì, la vostra regione sia uguale, abbiamo un controllo dell'acqua potabile, quella che ci arriva in casa, che è molto capillare e funziona bene, quindi imparare a bere anche quella è una risorsa che non va sprecata. Poi in questo territorio proprio adesso, sì, è stato lanciato un progetto per togliere le bottigliette di plastica da tutte le scuole della provincia. Ah, siamo una provincia che ha 400.000 abitanti, quindi è un risultato importante, e mettendo le fontanelle all'interno delle scuole, quindi anche ritornando a qualcosa di antico tra virgolette, che però può essere rivisto. Ma che bella questa idea della fontanella. In chiave moderna, sì, sì, eccezionale, sì. Bello perché poi i bambini reimparano che la bottiglia d'acqua deve fare chilometri, deve essere imbottigliata con la borraccia, quindi anche un rispetto, no, della, bello, risorsa idrica, eccezionale, e lo porteremo a tutti i ragazzi, per cui è anche un progetto educativo. Benissimo, andate a visitare svoltaverde.liamontalti.it perché sono riassunti questi punti e io ti darei quasi un appuntamento magari alla prossima, Riccardo, alla prossima edizione dell'Hackathon. Perché è un successo, i ragazzi adesso hanno fatto il loro pitch sul primo progetto, un progetto molto interessante e si avvia un po' alla conclusione di un qualcosa organizzato sul territorio e un qualcosa che mancava. Gli hackathon sono un appuntamento importante. Sì, sono una modalità di innovazione, di progettualità totalmente diversa. Noi non l'avevamo mai provata e ci siamo messi in gioco, abbiamo provato a vedere eventi formativi da un altro punto di vista, come può essere anche un hackathon come è stato fatto. Abbiamo capito che dei giovani di 18-19 anni si sono messi in gioco tutta la notte, hanno prodotto delle cose molto interessanti
e soprattutto abbiamo visto che siamo riusciti a allacciare dei dialoghi, dei confronti con le amministrazioni, con i partner sul territorio, che possono essere appunto un strumento importante anche per replicare o far sì che i risultati che escono da questa prima iniziativa possano essere di sviluppo per di opportunità di lavoro per i partecipanti. Qui si formano gli ingegneri e i tecnici che probabilmente arriveranno a lavorare in Tesla, in SpaceX o in aziende eccellenti sia del territorio, che qui ce n'è tantissimo, qui assolutamente, quindi questi tecnici potranno rimanere qui o viaggiare nel mondo. Oggi hanno l'opportunità di lavorare tutti insieme a un progetto comune. L'Hackathon è un appuntamento importante, bellissimo che l'Aviata ha organizzato, è stato secondo me un grande successo, ho partecipato a diversi Hackathon, adesso li raccontiamo perché diventano una cosa importantissima, quella di far vedere che l'Hackathon è un momento di aggregazione e fa vedere che gli ordini, la pubblica amministrazione e gli imprenditori sono vicini a un tema importante, che è quello della formazione. Abbiamo dei ragazzi, delle menti eccezionali, gli ingegneri nel mondo, ve lo posso assicurare, nel campo automotive in particolare, italiani sono tra i più apprezzati, sono quelli che vanno a lavorare ai progetti importanti. In questi tuoi 10 punti lì sicuramente ci sono delle professionalità, li hai tutti intorno, e quello dell'Hackathon è un tema che dovete continuare insieme, proprio grazie agli ordini professionali dovete continuare a portare avanti. Complimenti a tutti, ci sentiamo assolutamente presto. Per questa puntata è tutto, grazie a voi, grazie a voi. E complimenti, ciao davvero, ciao.